Dopo che è finita la sitcom di Turan, del quale vi riporto mappa di calore, calciatore che ha giocato una stagione da punta centrale, il resto l'ho fatto da esterno, una delle tante ragioni per le quali avevo escluso questo giocatore, continuo a pensare che non è mai stato un obiettivo di Red Bird ma di Maldini. I giornalisti erano fermi alle notizie di Maldini, contatti a casa mia non ce li ha più nessuno da quando non c'è Maldini Massara. Ci sono Furlani, Moncada non sappiamo neanche se parla italiano, ragazzi. Che contatti volete che hanno i giornalisti se non quelli dei procuratori, che sono interessati a mettere notizie in giro? Al Milan gli sta bene che gli accostino tutti questi calciatori, così noi rimaniamo occupati. E nel mentre gli agenti degli stessi calciatori, che sono probabilmente quelli che mettono in giro notizie, prendono più soldi dalle squadre interessate ai loro calciatori. Tutto torna, ragazzi, ma non è questo il video per parlarne. Oggi dobbiamo andare a parlare dei reali obiettivi per l'attacco del Milan, le punte che potrebbero fare il caso nostro, e per quello ho creato di nuovo un filtro, come siamo soliti fare, con delle statistiche non basate su Turan, che oltretutto vediamo a una media di un gol ogni 3 e un assist ogni 8-9 gare. Andiamo a cercare qualcosa di meglio, molto molto meglio. Giovani talenti, 21-23 anni massimo, con un costo di cartellino massimo 15-20 milioni di euro, che è quello che secondo me, da quello che abbiamo noi lavorarci sopra, quello che il Milan può spendere. Perché dico 15-20 milioni di euro? Perché dalle interviste, che le poche che ha rilasciato Cardinale, Scaroni e quello che è, avevano sempre detto che prima bisognava vendere e chi li acquisti comunque sarebbero stati giovani a un prezzo contenuto, non si sarebbe ripetuto un affair de Ketelaere. Quindi 15-20 milioni la metto io come cifra massima, proprio perché adesso sappiamo anche che c'è questa opzione Güler per la fascia destra, che però rimane comunque secondo me la parte del campo dove andremo ad investire più soldi. Probabilmente poi sulla mediana arriverà uno un po' più forte, uno meno forte. L'attaccante vediamo, perché abbiamo comunque riscattato Colombo, quindi secondo me un profilo come Thijs Dallinga rimane comunque tra i più probabili. Per cercare il nuovo attaccante andremo a basarci sulle statistiche di chi? Haaland, il miglior attaccante che c'è attualmente, credo, in zona, che potrebbe fare benissimo in casa nostra. Ovviamente non verrà mai Haaland, però proviamo ad andare a cercare il nuovo Haaland. Un video che ho già creato nel canale secondario, dove ci dedichiamo appunto a Sorare, un gioco che, se non conoscete, vi invito di andarlo a vedere. Trovate tutti i link qua sotto del mio canale secondario, del gioco e quant'altro. E avevamo cercato appunto i nuovi Haaland per andarli poi a prendere nel gioco. Adesso proverò a creare un filtro simile ma diverso, in modo che escano obiettivi per il Milan, non carte che ci interessa comprare nel gioco, e andiamo a vedere cosa esce fuori. Lo proviamo a fare in diretta. E se diamo un occhio a livello statistico Haaland, vediamo due cose che balzano all'occhio in positivo, cioè la media gol, ovviamente quasi un gol a partita, un assist ogni 5, che comunque è da tenere in considerazione, la percentuale di tiri in porta vicina al 55%, una media superiore ai 3 tiri a partita e più di 5 tocchi in area di rigore in ogni gara. Queste sono le statistiche più interessanti, che da quanto ho potuto vedere si differenziano un po' da altri calciatori come Giroud o tanti altri attaccanti che ci sono in giro. Piazzato il filtro, vediamo che ovviamente il primo nome è quello di Haaland. Poi, scendendo di giocatori, vediamo che il secondo nome, guardate un po' chi ti esce, Jonathan David, che però purtroppo ha una valutazione molto molto alta, quindi lo escludiamo. Questo comunque per dimostrarvi la bontà del filtro che stiamo creando. Terzo nome interessantissimo, ma che si è appena trasferito al Bayern Monaco l'anno scorso, a dire il vero, è Mathys Tel, quindi anche lui da dimenticarci. E poi guarda chi ti esce, un calciatore accostato al Milan ma che oramai sembra in procinto di trasferirsi altrove, cioè Loïs Openda. Il primo nome interessante viene però dopo, ed è quello di David Fofana del Chelsea. Attenzione, perché con il Chelsea ci sono sempre discorsi aperti. Ogni settimana ci viene riportato che il Milan sta parlando con il Chelsea, ci sarà un incontro con il Chelsea. Chi lo sa che non possa essere lui il nome che alla fine sia sul tavolo proprio con i londinesi? David Fofana, calciatore che più avanti nel video lo andremo a scoprire un po' più a fondo. Adesso
continuiamo con la lista perché c'è un altro nome molto interessante e non è quello che viene dopo, cioè Brenner, che si è appena trasferito all'Udinese, ma anche lui veramente interessante. L'Udinese però se l'è preso per appena, mi sembra, 8-10 milioni di euro. L'ultimo nome, il secondo interessante, è Tassios Duvikas, Anastasios Duvikas, detto Stassos Duvikas, che qualcuno di voi mi ha scritto recentemente qua sotto in un commento. Si tratta di un attaccante greco che mi piace molto. Quest'anno ha fatto tantissimi gol nell'Utrecht, tra l'altro non era neanche titolare inizio stagione, ha giocato soprattutto la seconda parte di stagione. È un attaccante centrale, fisico, che ha dribbling, ha finalizzazione. A me è piaciuto molto, l'ho seguito molto da vicino perché avevo la sua carta sempre su Sorare, quindi lo conosco abbastanza bene. Chiudiamo poi con un giocatore della Repubblica Ceca, dello Sparta Praga, 22 anni, Kvancara. Non abbiamo mai sentito parlare, ma sappiamo che il Milan questi campionati li può andare a pescare. Io, come sapete, non mi aspetto nessun Thuram, ma potrebbe anche arrivare qualcuno di questo tipo. Vediamo, soprattutto qualora dovesse uscire Colombo e magari andiamo a prendere un paio di attaccanti promettenti. Vediamo cosa succederà. Questo Thomas Kvancara, comunque, che può, come vedete, anche essere utilizzato come esterno, cosa che non dispiace sicuramente. Iniziamo da Thomas Kvancara, che non mi sembra niente male. Ve l'ho detto che facevo il video in diretta e abbiamo scoperto un calciatore interessante, 1,90 m, ovviamente campionato ceco, quindi non è, nonostante i numeri, quel gran fenomeno, però sicuramente a livello statistico è un passo sopra gli altri. Se andiamo infatti a vedere le sue statistiche, molto vicine a quelle di Haaland, ovviamente sono rimasto un po' più basso perché Haaland piano piano si diventa anche, non è che ha sempre segnato così tanto, magari segnava stagioni un po' più, un po' meno, quindi sono rimasto un po' più basso. Vedete, 0,66 gol, 0,16 gli assist, per il resto molto molto simile. Di Duvikas invece non vi porto nessuna immagine, ce ne sono tantissime su YouTube, vi consiglio di andarlo a vedere. Ha fatto tantissimi gol quest'anno nell'Eredivisie, 20 gol segnati in 34 partite disputate, vedete, una media di 70 minuti a partita, per quello vi dicevo che non le ha giocate neanche tutte da titolare. Calciatore che seguo da tutto l'anno, anche lui molto interessante. Qua vedete la media ancora un po' sotto quella generale perché ha avuto un'esplosione nell'ultima stagione. Infatti, se guardiamo le statistiche solo dell'ultima stagione, sono leggermente migliori. Dove pecca sicuramente la precisione di tiri in porta, è l'unico calciatore inferiore a un 50% di precisione di tiri in porta. Il nome, poi, come detto, che per statistiche, età e anche voci di mercato, perché i contatti con il Chelsea sono sempre continui, è quello di David Fofana. Vedete qua, già medie superiori, 0,73 gol, 0,24 gli assist, 53% di precisione di tiri in porta, tra tutti è sicuramente quello statisticamente migliore, è il più giovane e anche quello valutato di più. Però attenzione, perché i discorsi con il Chelsea sono sempre aperti, hanno appena acquistato Nico Jackson, devono sfoltire, ha un contratto fino al 2029, quindi lunghissimo con il Chelsea. Però facciamo attenzione perché hanno un sacco di giocatori, qualcuno dovranno sicuramente cedere davanti. Questo David Fofana, facciamo attenzione perché potrebbe essere, chissà, lui il colpo a sorpresa davanti. Il calciatore, come detto, ha una media spaventosa, le statistiche migliori che abbiamo visto quest'oggi. E pensate, nell'ultima stagione solo 23 minuti giocati, cosa ci sta a fare un ragazzo così al Chelsea? 1,81 m d'altezza. Questo è quanto per oggi, spetta comunque a Moncada trovare il nuovo Haaland, quindi confidiamo in lui. Come sempre, un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.